le aziende orafe moderne hanno bisogno di uomini che vengono dal passato, quindi per anni abbiamo inseguito la tecnologia, abbiamo inseguito i macchinari, oggi ci siamo resi conto che l'oreficeria, per essere fatta bene, deve essere fatta comunque poi rifinita a mano. Tecnologia e tradizione a braccetto nel futuro del comparto orafo, ma c'è comunque necessità di professionalità formate in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato dell'oro, senza però tralasciare quel saper fare che ha reso grande il comparto aretino. Dobbiamo recuperare quello che è stato perso, quello che una volta veniva affrontato all'interno delle scuole aziendali, all'interno della Margaritone, e ricominciare a far capire ai ragazzi che facendo la scuola per orafi hanno la possibilità di trovare un posto di lavoro e trovarlo addirittura prima ancora di finire il corso. È la consulta dei produttori orafi ed argentieri a lanciare l'appello alle scuole e all'università, sottolineando l'esigenza di un adeguamento dell'offerta formativa alle reali esigenze delle aziende del settore. E lo ha fatto nel corso di una conferenza al Margaritone di Arezzo, unico istituto del territorio dedicato al settore. Cercano sicuramente due tipi di personale: uno, un personale, un designer, gente che sappia lavorare bene con macchine CAD CAM, perché la tecnologia è molto importante, però ad esempio le esigenze maggiori che ha la mia azienda o aziende come la mia sono quelle di personale che sappiano costruire un gioiello. Dal confronto con gli studenti è emersa anche la necessità di un aumento di ore di laboratorio, richiesta che la consulta si è fatta carico di trasmettere al Ministero. Ci faremo portavoci per cercare di almeno di raddoppiare le ore di laboratorio. Questo è importantissimo in una scuola professionale, quindi sicura, speriamo di riuscirci, ma le aziende orafe sono 1200 qui ad Arezzo, siamo il primo distretto europeo e quindi nonostante è un piccolo punto in un oceano, ma comunque speriamo di riuscire a poter fare qualcosa.